Niente, sono Lenny Bottai, sono fusile professionista, insegnante, lo sanno, mi conoscono penso diciamo tutti. Ho raccolto la proposta di Tommaso Fattori di candidarmi per Sì Toscana Sinistra perché ho conosciuto questa piattaforma e ritengo che sia un'opposizione credibile e importante alla non sinistra che si propone per governare ancora questa regione. Ci sono delle questioni importantissime, delle istanze da portare per quanto riguarda il popolo livornese in regione, che passano da quello che è la situazione portuale, da quello che è il lavoro, la Toscana che diventerà un piccolo laboratorio del Job Act. Partendo dal presupposto che con la nuova legge elettorale che hanno fatto punta altamente all'astensionismo, fungerò come catalizzatore di attenzione da parte di una certa, di un certo strato della cittadinanza per queste elezioni. Tra le altre cose colgo l'occasione con la mia candidatura di andare a fondare un gruppo, un'associazione culturale, diciamo sono tra virgolette un candidato autonomo all'interno del progetto Sì, questa associazione si chiamerà Repubblica dei Villani, nel caso di passaggio la finanzierò con il 50% del mio stipendio, questa associazione si occuperà di laboratori, di politiche sociali e culturali all'interno della città, un mezzo per restituire un po' di soldi alla politica direttamente alla gente e specialmente alla città di Livorno perché ne ha bisogno, perché i giovani hanno bisogno, c'è bisogno di una visione di sport totalmente diverso, che sia accessibile, che sia multiculturale, che non sia gestito come una carta di scambio da parte delle amministrazioni e una voce assolutamente diversa dal basso che mi sento di portare all'interno della realtà Sì, io spero in consiglio regionale. E niente, mi auguro che la gente dia risalto non alla persona ma quanto al progetto che c'è dietro, che la cosa è più importante.